a tutti, nuovo video test. Mi avete detto che questa tipologia di video vi piace tantissimo perché oltre ad essere utile è anche divertente, perché io sono goffa, quindi ok, oggi proviamo insieme questo che è Steel Pro Original. Vi lascio come sempre il link di tutto nel box informazioni. Cos'è Steel Pro Original? Per chi non dovesse conoscerlo, lavapennelli. Allora, come pulisco io i pennelli? Prima domanda, perché è una domanda che mi viene posta con grande grande frequenza. Generalmente li lavo con acqua e sapone. Quando vado proprio di corsa, li pulisco con la triellina Lavio, ma cioè, dovete, ovviamente quello non lo utilizzate mai in casa, cioè perché fa proprio male respirarlo. Utilizzatelo solo se avete possibilità di stare, non so, in un terrazzo, di stare proprio all'aria aperta. In casa no, anche se tenete le finestre aperte, in casa quello no, fa proprio male. C'è scritto proprio sulla confezione che fa male respirarlo. Quindi quello proprio nei casi estremi. Diversamente con acqua e sapone, magari meglio un sapone antibatterico, bla bla. Ovviamente lavarli con acqua e sapone, quindi fargli lo shampoo, è molto noioso perché è più lungo rispetto all'Avio, la triellina. Avio credo che sia il brand, viene da chiamarlo Avio, ma credo che il contenuto sia triellina, ok? Lì con un attimo veramente si smacchia. È un prodotto che viene utilizzato anche per smacchiare i tessuti, se non erro. Toglie anche il fondotinta, scioglie tutto, correttore, tutto. Però appunto non fa bene respirarlo, quindi meno lo utilizziamo e meglio è. D'altro canto, lavarli facendogli lo shampoo è veramente molto lungo, è una procedura lunga, richiede un sacco di tempo. E poi ogni volta che li lavo, io avendone tantissimi, poi bisogna appoggiarli da qualche parte. Nel corso degli anni avevo comprato anche quegli affarini per appenderli in modo da metterli a testa in giù, però anche quelli occupano spazio, ragazzi. Ok, questo cos'è? È una sorta di centrifuga, quindi si inseriscono i pennelli all'interno della macchinetta, cioè poi questa ciotola si mette all'interno e quindi con l'acqua e il loro sapone dovrebbe pulirsi e asciugarsi. Questo, considerate, mi era stato inviato. Comunque all'interno della confezione c'è questa, quindi dove puoi andare a mettere sia l'acqua che il sapone, questa macchinetta alla quale si attaccano questi tubicini in silicone, ai quali poi ovviamente va agganciato dietro il pennello, e questo è quello che fa centrifugare il pennello all'interno. Spero di essermi spiegata. Vedete, a seconda della grandezza del manico del pennello si sceglie il tubicino. Poi avevo trovato questa scatolina con altre tre taglie di tubicini, c'erano anche due pennelli, questi però sono puliti, ma tanto non c'è problema perché pennelli sporchi ne ho quanti ne vogliamo, ragazzi, proprio quanti ne vogliamo. Makeup brush cleaner, è un cleaner e conditioner, peraltro anche formula vegan, ma dai che carini, paraben free. Non va diluito questo, do not mix with water. Io pensavo che, vedete? Già avrei sbagliato, perché io pensavo di dover mettere l'acqua e un po' di questo, quindi no, dobbiamo mettere solo ed esclusivamente questo. Ma ragazzi, leggiamo le istruzioni intanto. Io poi ho un ottimo rapporto con le istruzioni. Allora, bisogna selezionare il colletto, loro questi li chiamano colletto, collegare il dispositivo. Proverò con questo mio amato pennello, è un pennello che utilizzo sempre, un pennello di Real Techniques che io amo profondamente, quindi ho selezionato il colletto, il tubicino qui, l'ho inserito, inserisco la macchinetta. No, vabbè, ok. Ho creato un fantastico e valido supporto per mostrarvi il tutto. Spero che possa andare bene. Aggiungi il cleaner senza acqua. Cerco di non gettarmelo addosso stavolta. Questa però mi sa che è poca. No? Non è poca questa. Metterò anche l'altra bustina perché quella è un po' poca secondo me. O almeno dalle immagini sembra essercene di più, quindi scusatemi i cani che abbaiano. Purtroppo è un filo diretto telecamera cani. Due bustine, ne è venuto tanto così, secondo me è poco. Cioè, o almeno vedendo qui l'immagine, ce n'è un po' di più lì. Però qui dalle istruzioni ne mette una di bustina. Io ne verso un altro po'. Ok. Spazzola Dunk tre volte. No ragazzi, non sto scherzando, c'è scritto spazzola Dunk tre volte. Dunk tre volte. Attiva per girare pulito per 10 secondi. Sollevare per ruotare per 10 secondi o fino a secco. In che senso? Come? Allora, dovrei fare su e giù per 3 volte qui dentro.
1, 2 e 3. Ah, vedo già che... ok. Attivo qui e lo lascio ruotare. Ah, lo lascio ruotare all'interno qui del liquido per 10 secondi e poi sollevo... ok, e lo... oddio. Wow! Certo, magari stare appoggiati è meglio, eh. In questo modo fa tipo centrifuga e dovrebbe togliere tutta l'acqua. Quindi dovrebbe uscire asciutto praticamente. Pulito è pulito, ragazzi, cioè ricordiamo com'era. È asciutto! Ragazzi, è asciutto, io non ci credevo. Cioè, ho utilizzato questo proprio perché è bello fitto. Questo per asciugarsi normalmente impiega veramente tantissimo tempo. No ragazzi, sono sconvolta. Io l'ho tenuto qui questo oggetto tutto questo tempo senza utilizzarlo. Ma stiamo scherzando? E questa è la svolta. Cioè, se mi toglie il problema dell'asciugatura, questa è la svolta. No ragazzi, mi ha asciugato questo pennello ora, non sto scherzando. Cioè, è fittissimo questo. Provo con questo che è un altro pennello che utilizzo spessissimo. Vediamo. Bagno. Faccio sciacquare all'interno. Che figata però, ragazzi. Ora perché lo sto tenendo così in alto per farvelo vedere, però appoggiato secondo me, ecco, vedete, è molto più comodo da appoggiato. Ok, lo faccio quindi asciugare. Lì c'è scritto che bastano 10 secondi in realtà per far... basterebbero 10 secondi all'interno del liquido e 10 secondi così per farlo asciugare. No, ragazzi, è pulito ed è asciutto. Quindi... quello che mi viene da pensare è che anche se il liquido non è totalmente pulito, ecco, magari quando ha una concentrazione del genere è il caso di cambiarlo, però questo è un test, quindi voglio vedere quanto riesco a pulire con quel liquido che ho inserito prima di doverlo cambiare. Proviamo il 2.17 di MAC, ragazzi. Bene, sì, sto usando il mio 2.17, il liquido è sempre lo stesso, bagno, accendo all'interno, faccio asciugare. Allora, ragazzi, l'ha pulito, ma io sono estremamente sorpresa di questa cosa, è pulito e asciutto. Provo con questo, che è un altro dei miei pennelli storici proprio, è un pennello di pupa che amo profondamente. Io, ragazzi, già così devo dirvi che sono molto soddisfatta, vediamo. Ragazzi, l'ha pulito. Pazzesco, anche la batteria scarica, quindi adesso la cambiamo. Ok ragazzi, si era scaricata la batteria, l'ho cambiata, ma devo aver toccato qualcosa, considerate la telecamera nuova, devo aver toccato qualcosa perché dallo schermino si sono tolte tutte delle info che avevo, la griglia, a parte la griglia, che per me è utilissima, ma si è tolto ad esempio il tempo, la batteria, il tempo che mi rimane sulla memoria. Vabbè, allora, vi devo dire, non avrei mai pensato che già dal primo pennello io l'avrei cambiata l'acqua. Qua vi dico l'acqua qui, questo cleaner, perché cioè, era veramente molto concentrato, quindi non avrei mai pensato sarebbe stato in grado di pulire anche altri pennelli. Ragazzi, vi posso dire, funziona, quindi lava i pennelli, funziona, i pennelli rimangono poi belli morbidi e sono subito asciutti anche questi fitti. Questo diventerà assolutamente il mio nuovo sistema per la pulizia dei pennelli. Vi dico la verità ragazze, io non pensavo potesse essere un sistema di pulizia dei pennelli così valido, perché veramente è stato... una bomba, veramente fantastica, cioè così veramente in pochi secondi riusciamo a pulire i pennelli. Potrebbe essere una scocciatura il fatto di dover ogni tanto cambiare l'acqua qui dentro, ma sicuramente è meno scocciante rispetto a lavarli nel lavandino con acqua e sapone, veramente, che quando si ha una mole di pennelli molto elevata diventa fastidioso. Potrebbe essere una buona idea quella di pulirli sistematicamente invece di fare come ad esempio faccio io, che prima li utilizzo tutti e poi dopo li lavo tutti insieme. In questo modo non avrò problemi a lavarli di volta in volta, per esempio. Quindi sono veramente molto 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 felice di questo prodotto. Con questo è tutto, test riuscito, prodotto super approvato. Cos'altro vi posso dire? Questa secondo me va a batteria, vediamo, sì. Questo aggeggino va con le batterie, magari si può pensare di prendere delle batterie ricaricabili. Potrebbe essere un'ottima idea, così per non stare ogni volta a gettare delle batterie. Niente, con questo è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Se vi è stato utile lasciate un bel pollice in su, non vi dimenticate di iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!